In questo video andremo a vedere come prendere il secondo nastro audio nascosto. Prima di tutto ci serviranno le Lilarni che potrete trovare nella cassa. Adesso bisognerà scendere quindi nell'Apoticon. Buttare la prima Lilarnis dentro i buchi, le tane dove escono gli zombie. Qui non avevo le Lilarnis, quindi ho dovuto aspettare di ricaricarle per continuare. Questo è il secondo. E questo è il terzo. A questo punto dovrebbero spawnare i Marrow. Anzi, non dovrebbero. Spawnano dei Marrow che dovete uccidere. I primi tre Marrow. Ne è spuntato un quarto, non so perché. Una volta uccisi dovete rifare la stessa cosa con altre 30 anni diverse. Sarete fortunati, come vedete punterà un pieno carico, quindi dovete passare il round. Potrete farlo tutto in un round questo step. Consiglio sempre di iniziare da questa parte per le tane, altrimenti vi confondete. Ho già sparato la prima, quindi adesso sto cercando la seconda. Poi la terza. A questo punto spawnano altri tre Marrow. Andremo ad uccidere. Ecco, vi ho detto già prima. Molto probabile che vi esca un pieno a carico. Ho ricominciato, come vedete, da qui per rendermi conto di cosa avessi fatto. Quindi li ho contati 1, 2, 3, 4. Questo era il quinto. Ah, quello è il sesto. Adesso continuo per questa via. Ora prima le centinaia di api che mi stanno. Questo qua è il settimo, quindi settimo, ottavo e l'ultimo lo troverete vicino ai tunnel per riportarvi per terra. Sulla destra, eccolo. Consiglio è sempre mettervi accovacciati davanti alla buca e buttare la Lilarnis. Uccidiamo questi ultimi map. Poi potremo prendere il nastro. Fatto questo, ci smarro, farò vedere dove trovare il nastro. La posizione è fissa, quindi non è casuale come in altre occasioni. Lo troverete sempre lì. Vabbè, qui ero un po' confuso, ecco. Ero lì che dovevo girare. Sì, è proprio lì, però continuo ad andare avanti. Il nastro si trovava qui. Dobbiamo trovare il modo di ascoltare.